Ciao a tutti ragazzi, sono BCP45, siamo tornati con un'altra parte del Let's Play di Mother 3, la numero 34, ormai neanche più mi ricordo le parti. Nella parte scorsa abbiamo sconfitto un boss abbastanza temibile e ci siamo fatti soffiare però il sigillo da sotto il naso, quindi... ecco, è questo ciò che stavo aspettando, mentre stavo cercando qualcosa da dire. Kumatora e Luca sono tutti e due a febbre. Intanto vi dico che dobbiamo tornare indietro. Kumatora ha impatto Freeze Gamma e Luca si impara Healing Gamma. Diamo un'occhiata veloce. Healing Gamma cura tutti i problemi di status di un alleato, incluso l'incapitava. Insomma, quando uno muore lo posso resuscitare ora. Yay. Ma non funziona sempre. Kumatora invece ha il Freeze Gamma, che fa più danni al Freeze Beta. E punto. Ora dobbiamo tornare indietro. Ma visto che la strada ve l'ho già fatta vedere nella parte precedente, non vi annoio e faccio un bel taglio. A dopo. Ok, siamo tornati qui nella palude. Ah sì, volevo dirvi che questo mostro qui, quella scimmia foca, tricheco, drago che ci stava venendo incontro, è un nemico molto particolare. Forse ve l'ho già detto, non importa. Se lo sconfiggete, ha il 3% di probabilità di... Si nasconde, poverino, eccoli. Di lasciare un oggetto molto molto potente per Kumatora. 3% probabilità. Perdo il filo del discorso. Ah sì, se vi ricordate una parte di Mother 2 molto molto vecchia, la numero 33. Io sto circa 3 ore a uccidere sempre lo stesso mostro per cercare di prendere un oggetto rarissimo. Ora cercherò di fare una cosa simile, spero di non metterci 3 ore. E ci vedremo a quando avrò finalmente preso quell'oggetto. Eccoli qua, sono i guanti mistici. Aumentano tutte le statistiche tranne la difesa. Un po' simile agli stivali mistici di Duster. Equipaggiamoci subito e partiamo. Intanto è anche una buona occasione per livellare. Infatti sono a metà di un po' di livelli. Comunque l'incantesimo che aveva imparato Kumatora è il Defense Down Omega. Diminuisce la difesa di tutti i nemici. Ok, ora usciamo. Andiamoci dall'isola. Levati dei piedi. Ma troviamo altri guanti mistici. Quanto ci scommettete? No, no, non succede mai. Qui c'è il Ocho, l'amico di Mixolydia, che gentilmente ci riporterà alla riva. Taxi. Buoni, eccoli. Non me lo ricordavo. Non c'è niente su cui tenervi, ma tenetevi forte. Quindi di nuovo facciamoci una bella passeggiata in fondo al mare. Oddio, che versi che fa. Non credo che i polpi facciano questo genere di versi quando nuotano. Sono inquietanti. Bel lavoro oggi. Sì, bel lavoro oggi. Ci vediamo? Come ci rimangono? Quanto siamo? Quasi 4 minuti. Opla. Ora, scusatemi. Se volete scusarmi. E se ne va. Addio, Ocio. Non ci vedremo mai più. Su cui è continuato a prendersi il sole. Vabbè. Riposiamoci. Guarda che disposizione fica. Queste sono le nostre nuove statistiche ora. Guardate, vedete? Ok, la smetto. Andiamocene. Qui incontriamo Alec. Ah, Lucas. Lentamente ma steadily. La gente di Tasmiri se n'è andata nella grande città. Non sapevo che voi ragazzi eravate ancora qui, però. Cosa c'è? Stai cercando la casa di Ionia? Non è vicina, ma tutto sicuro. Ti ricordi la mia piccola casina nel... Casina? Casetta nelle montagne dove
dove venivate a farmi visita. A ovest di quella casetta c'è il passo di argilla. Puoi arrivare a casa di Ionia da lì. In ogni caso, sarebbe una buona idea prendere una mappa. Non so dov'è. Allora. Vabbè, ve lo faccio vedere io dov'è. Qui c'è un regalo con dentro. Come ha detto Alec, e come ci suggerisce questa musica molto malinconica, qui parlate con Mapson se volete sapere la strada da fare, ma io la so. Ormai c'è pochissima gente a Tasmini, non c'è praticamente nessuno, perché tutti si sono trasferiti nella grande città. Che musica malinconica. Ad ogni modo dobbiamo lasciare Tasmini, cioè, non definitivamente, dobbiamo lasciare Tasmini per andare a casa di Ionia. Perché, vi ricordo, visto che per l'ennesima volta è passata circa una settimana da quando ho caricato l'ultimo video, cioè ormai faccio un video a settimana. Sì, sono rimasti soltanto due sigilli. Tre li ha estratti l'uomo mascherato e due noi. Quindi i prossimi due dobbiamo estrarli noi, sennò alla fine. Ah, e questi tizi a forma di freccia vi dicono anche dove andare, ma da se non capisci dove andare sei scemo. Ma io lo so. Non che sono scemo, che. Ecco, si vede come la so. Sbagliata strada. Perché non mi sto concentrando. O parlo o mi concentro. Non posso fare tutte e due nello stesso momento. Quanti minuti siamo? 6 minuti e 40. Vabbè. Ma. Su, mi sono andato giù. Ma se guardiamo la map, magari. Ok. Comunque, parte di questa strada l'abbiamo già fatta nel capitolo 1. Regalo con dentro. Bread roll. Ai tempi ci dava tanto. Ciao! Ormai passiamo. È bellissimo passare in mezzo ai nemici distruggendoli con i nostri piedi. Che schifo. Ma noi abbiamo tutta la vita e tutti i punti psichici, vero? Sì, perché sono andato a riposarci dal tipozzo bruciacchiato. Tipozzo arrosto. Sì, andiamo. Minchia, che laggata. Ora, a destra c'è casa di Alec. Ma come Ciccio Comator? Riconosco quest'area. La casa di Ionia è a nord di qui. Il percorso a ovest dovrebbe condurci lì. Andiamo. Pum, minchia. Ah, un'altra cosa. Se vi siete ricordati, prima di lasciarci, Mixolid ci aveva dato un vaso di sottaceti gustosi da dare a Ionia. Solo che noi non ci abbiamo. Tutte e quattro. Vabbè, basta che inciampa Luca, si inciampano tutte. Wow, è stato un bel inciampo. Si dice inciampo. Dove è finita la. Vaso di sottaceti gustosi. L'abbiamo perso? Credo che questo è ciò che significa quando è un oggetto easy to drop, easy to roll. Un oggetto che cade e rotola facilmente, sarebbe la traduzione. Non dovrebbe essere difficile da trovare. Dividiamoci e cerchiamolo. Tipica frase da film horror. Bonnie, aiuta anche tu. Ora in questa piccola sequenza di gioco, con una musica molto accattivante. Dobbiamo cercare il vaso nei panni di Bonnie. Queste luci sono le cose in cui noi possiamo scavare. Ogni volta il vaso si trova in una posizione diversa e potreste trovare altri oggetti. Quando avete trovato un oggetto dato da Lucas, dato da Lucas, e lui vi dirà che cosa avete trovato. Hai trovato il Major Luke? Bene. Potete tenere un oggetto per volta, quindi prendete un oggetto e poi riportatelo da Lucas. Una volta che trovate il vaso, il minigioco finisce e non potete. Cioè, non potete più prendere gli altri oggetti. Nice bread. Bellissima sta musica. Eccola qua. Qui vediamo qua. Forse questa. Sì, eccola qua. L'hai trovato? Trovata? No, ho trovato il vaso.
È un po' sporco, ma credo che i sottaciti stiano bene. Che poi non è che possono star male, casomai vanno male. Allora, ovest, sorgenti. Non ho bisogno, perché ci sto andando? Vabbè, magari c'è un regalo. Vediamo. Scrupolo. Dimmi che vendi armi e armature, ti prego. Dai. Bello. Ah, ho i guanti migliori. Cioè, i miei guanti sono migliori. Bello. Ammazza, ragazzi. Meno male che sono venuto a fare una visita qui. Prendiamo tutti i nostri soldi. Ehi, Rana, dammi tutti i miei soldi. L'ho già fatta questa battuta, ma mi piace. Minchia, siamo milionari. Non è vero. Però siamo molto ricchi. Quanto siamo? 11 minuti. Sono ossessionato al tempo. Quando non so che cosa fare, guardo il tempo. Allora, Lucas, cosa vendi? Vendi il bastone, tanto lo devi comprare. Ora, c'è un sacco di roba da comprare. Che bello. Prendiamo questo. Questo. Cos'è Otter? Vabbè. No, ho venduto la corona. Vabbè, fa niente, fa niente. Bene. Tu, Comatora, compri solo questo. Duster, tu compri le scarpe. E la bandana. Aspetta. Sì, la bandana. E questo. Intanto eravamo ricchi, ma guardate quanto abbiamo speso. Tu hai solo questo cappello da prendere. Bravo, Bonnie. Tu sì che sei un personaggio economico. Non ha senso. Qualcosa da vendere? Hai voglia. Sui guanti che ormai sono antichi per noi. Questo. Un sacco di ba. Ah, ecco, non avevo detto una cosa. Quelle scimmie da cui ho preso i guanti mistici, a volte rilasciano una banana lussuosa. E come potete vedere. Vabbè, qui vendiamo, non ha senso. Tu non hai niente da vendere, vero? Questo? Sì, vendi, non serve niente. Ok. Diamo tutto il mangiare a Bonnie. Andiamo a depositare, salvare e poi partiamo verso nuove avventure. Un po' mi spiace aver venduto quella corona, era molto bella anche d'aspetto. Probabilmente se fosse stato uno di quei giochi dove se ti metti un equipaggiamento si vede anche nel gioco, non l'avrei venduto. Voilà! Questo nemico, la misteriosa scimmia di metallo, è un nemico che si trova raramente. E come, un po' come gli slime grigi di Dragon Quest, gli si toglie sempre uno a colpo. Se non sbaglio, scappa anche abbastanza facilmente. E non è fortissima. Allora uno dice. Oh, pick fire. Uno dice, se magari è tipo gli slime grigi di Dragon Quest, che sono difficilissimi da battere, rarissimi, ma se li batti ti danno una quantità di esperienza sproporzionata. No, non ti dà esperienza. Dice semplicemente è stata una bella esperienza. Personaggio inutile, giusto per strappare un sorriso ai giocatori. Ehi là, pensavi che io pensassi che tu non fossi un vero mostro, eh? No, non posso canticchiare, sennò non riesco a fare buoni combo. Cioè, non riesco a fare comunque, però. A parte che in teoria canticchiando mi dovrebbe venire più facile fare le combo. Non ha senso. Ah, sì, è vero. Come anche gli altri alberi che abbiamo già visto all'inizio del gioco, è uno di quei nemici che quando muoiono esplodono e fanno male a tutti. No, tutti no, però ci fanno un gran danno. Oddio.
Se non c'è l'albero, se non c'è l'albero scappano a quanto pare. Mentre se c'è l'albero ci vengono incontro. Minchia, abbiamo ucciso in un turno. Non me l'aspettavo, sinceramente. Oddio, che musica malinconica. Mi piace. Non sto scherzando, mi piace la musica malinconica. C'è graffiati con le sue... grinfie affilate. Minchia. Ragazzi, siamo fortissimi. Il boss finale non avrà speranze contro di noi. Come trovo la metà di livello? Quella, ciao. No, è scappato. Or dunque, qui c'è la mappa della zona. La mappa della caverna. Andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra perché voglio fare una cosa non obbligatoria, però la voglio decisamente fare. Bellissima sta musica. Ok, non riesco a fare combo contro questi. Quelli che hanno questa musica sottofondo non riesco mai a fare combo. Di 6 mentre facevano combo 16, no, è vero. Andiamo a sinistra. No, no, no. Ma cosa? Non mi ha preso da dietro, mi ha preso da lato. Adesso non voglio, non per fargli fignola, però. Cosa ha fatto? Non sto prestando attenzione. Ok. Siamo a 17 minuti. Sono ossessionato dal tempo, scusate. Giù. Bravi. Un'imboscata. Ma non ci togli niente, sono nemici inutili questi. Ma ci fa un colpo da 300 di vita. Bene. Quanto ci manca a metà di livello? Allora, in questa... questo dungeon, in questa caverna, c'è un tipo di nemici, proprio come le scimmie di prima, che quando muoiono hanno il 3% probabilità di droppare un oggetto molto molto utile. Queste qui sono delle bombe, so che non sembra, ma sono in realtà delle bombe. E hanno un attacco abbastanza particolare. Eccolo qua, si è attaccata a Kumatora. Qui se non la distruggiamo in tempo esplode facendo un gran danno a Kumatora. Mi ricordo un mostro di Yu-Gi-Oh! Vabbè. Sussurrato 2. Quindi si è appesa buoni. Hanno anche una gran difesa. Ma guarda! Hanno anche tantissima vita. Minchia. Qui devo usare i poteri psichici, sennò muoio. Non ricordavo fosse così difensivo. Ma posso altro usare i poteri psichici? Tanto abbiamo quasi finito la parte. Lucas è a livello 43, urrà. Bonnie a 43. Prima questo... no! Bonnie è in pericolo di vita, ok. Abbiamo trovato un fiocco, tipo. No, Bastian non è fiocco. Ad ogni modo, non lo equipaggiamo. Ma sì, io termino qui la parte. Cucciamoci qua. Buoni di lato. Vabbè. Io vi saluto qui, ci vediamo alla prossima parte del Let's Play di Mother 3. Se il video vi è piaciuto cliccate quel pollicione che punta verso l'alto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.